Mi permetto, egregio signor Presidente dei Liberi Stati Confederati Bicontinentali, di presentarvi le registrazioni da me fatte su vostro desiderio durante il viaggio dell'astronave Vega e che riguardano Sua Eccellenza Orazio Gorg, nonché le trattative da lui condotte. Cominciamo con la ripresa dei preliminari della partenza sull'astronave. Vostro primo viaggio spaziale, eccellenza. Sì, il primo. Vi stupite, vero? Oggi che ogni bambino va fino alla Luna, si fa il suo viaggetto su Marte. I nostri sogni si sono avverati, ma io amo troppo la Terra e troppo poco i sogni. E poi ho sempre sentito dire che fuori del nostro pianeta non c'è un clima che sia appena appena sopportabile. Infatti, eccellenza. Eccellenza, voi siete il capitano? Ai vostri ordini, eccellenza, per qualsiasi cosa possa esservi utile. Non siate così gentile con le persone come me, capitano. I ministri degli esteri vanno trattati un po' rudemente, sapete. Che strano posto, vero? Il dottor Manner è a vostra disposizione. Grazie. Permettete che vi affibbi le cinture di sicurezza. Prego. Va bene così, eccellenza. Eccomi ai ceppi. Vostra eccellenza vuole osservare il decollo? No, no, grazie, non ci tengo. Disco rosso, tra 20 secondi si parte. Peccato proprio doversene andare. Oggi sarei andato tanto volentieri a pesca. Ancora 10 secondi. Partenza. La Terra si stacca da noi, Manner. La pressione è insopportabile? Sì, sì, abbastanza, abbastanza. Sta aumentando. Già, fa un curioso effetto a provarlo per la prima volta. Respirate con calma. Sto tentando. L'astronave deve raggiungere una velocità di 36.000 km l'ora. Manner, voi siete il medico personale del presidente? Solo quando viaggia, lo accompagno su Marte. Capisco. Ed è stato lui a incaricarvi di accompagnarmi su Venere? Un grande onore per me, eccellenza. Già. Disco giallo, ora la pressione provocata dall'accelerazione del razzo è arrivata al massimo. Già, si sente anche. Disco verde, abbiamo raggiunto la velocità necessaria. La forza di attrazione terrestre è annullata. Ed eccoci qua. Siamo a 2000 km dalla superficie terrestre. Un po' alti, eh? Permettete che vi slacci. Prego. Ora agisce la gravità artificiale. Oh, ecco. Così mi sento molto meglio. Bella la Terra, eh? Vero? Uno scudo convesso. Peccato che sia falsa. Falsa, eccellenza. I suoi abitanti, sapete, non dicono sempre la verità. Il colonnello Rox, eccellenza. Il colonnello Camillo Rox. Sì, eccellenza. Quello che l'anno scorso portò a buon fine la missione sull'atollo rosso? Per l'appunto, eccellenza. E 3 anni fa sulla base XZ-15. Vostra eccellenza ha un'ottima memoria. Esercizio professionale, caro Rox. Chi si vede, Rox? La spintarella ed eccoci nello spazio. Già. Mi sono entusiasmato anch'io quando feci il mio primo viaggio interplanetario 40 anni fa. Da allora si sono fatti comodi questi viaggi.
Tempo fa ho incontrato un vecchione il cui bisnonno aveva ancora vissuto all'epoca dei pionieri dell'astronautica. Quei poverini rimanevano sospesi per aria come angioletti e al momento del decollo si riducevano spesso in purè. Beh, non avevano né forza di gravità artificiale né una difesa contro l'accelerazione. Gente primitiva. Ah, ecco la Terra, imponente, un bel globo senza sostegni. Panorama, Gork, un fior di panorama. Imparate una volta tanto al Ministero degli Esteri che cosa significa avere un ampio orizzonte. Ora la registrazione della conferenza che ebbe luogo 3 giorni dopo a bordo della Vega, presenti tutti i ministri, e che fu presieduta da Sua Eccellenza Orazio Gork. Signori, innanzitutto vi riassumo brevemente la situazione. Dobbiamo sapere infatti ciò che vogliamo e ciò che dobbiamo fare. Dunque, dal 1945 in poi non abbiamo avuto più guerre mondiali, ormai sono passati 310 anni. Seguì l'era dei conflitti parziali, la guerra di Focheia, la guerra civile putissiana, la defezione boricana e via dicendo. Oggi una guerra spaziale è diventata inevitabile, per quanto sia oltremodo spiacevole per un ministro degli esteri doverlo ammettere. Ormai il mondo ci si sta preparando. La diplomazia ha esaurito tutte le sue arti. La guerra fredda non si può prolungare oltre. La pace è impossibile. La necessità di fare una guerra è più forte della paura che essa incute. I liberi stati bicontinentali si trovano di fronte alla Moluvia e alle potenze del Gran Patto. Le forze dei due blocchi pressappoco si equivalgono. Pressappoco. Ecco il triste motivo per cui questi membri dei liberi stati confederati della Terra si trovano qui, a bordo dell'astronave Vega. Ora vorrei dare la parola a Sua Eccellenza il Ministro per i territori extraterrestri. Eccellenza, signori, la nostra situazione non è del tutto favorevole. La Luna è perduta, una perdita che personalmente mi addolora ancora di più di quella della Borita. Il trattato di Stubbs ce ne ha strappato tutta la parte rivolta verso la Terra e le condizioni ambientali di quel satellite, così sfavorevoli alla natura umana, rendono purtroppo impossibile una guerra contro le fortezze lunari dei Moluviani. Non avremmo mai dovuto firmare il trattato di Stubbs. Faccio notare al ministro della guerra Costi che anche lui non trovò nessun'altra soluzione quando io fui costretto a firmare quel trattato che profondamente deploro. Non c'era altra politica, né eravamo armati sufficientemente per una soluzione che non fosse politica. Prego il ministro dei territori extraterrestri di continuare. Eccellenza, signori, Marte si è dichiarato neutrale ed è troppo potente per poterlo costringere a prendere partito a favore nostro della Moluvia. Resta dunque Venere. Prego di dare la parola al sottosegretario per gli affari di quel pianeta. Va bene. Sentiamo allora il sottosegretario per gli affari venusiani. Eccellenza, credo che sia importante che i qui presenti membri del governo si facciano un'idea della situazione su Venere. Dal punto di vista climatico questo pianeta è un disastro. Si trova pressappoco nella condizione in cui si trovava la Terra un 150 milioni d'anni fa. Venere è del tutto inadatta ad una normale colonizzazione da parte dell'uomo, tanto che sia la Moluvia che i nostri stessi stati confederati hanno a suo tempo rinnovato i loro commissari. Veramente, io conoscevo un'altra versione. Per essere esatti, Eccellenza Gork, tanto i nostri commissari quanto quelli moluviani si rifiutarono di ritornare in patria. Dopodiché noi e anche la Moluvia trascurammo, cioè omettemmo. Insomma, si rese impossibile mandarne degli altri. Come si chiamava il vostro ultimo commissario? Borst. Quando si dimise? 10 anni fa.
Perché non tornò sulla Terra? Non lo sappiamo. Continuate, signor sottosegretario. Eccellenza, signori, se anche il pianeta Venere non si adatta ad una colonia umana, esso è tuttavia di una certa utilità. Tanto noi quanto la Moluvia e i suoi stati confederati abbiamo usato Venere da 200 anni come colonia penale e ancora oggi la utilizziamo esclusivamente a questo scopo. Le nostre navi spaziali scaricano i condannati e poi ripartono senza venire in contatto con essi. Dunque, i detenuti sono liberi? Liberi riguardo a Venere. Per la Terra sono morti. E la situazione politica? Ah, la situazione politica? Sì. Ci è ignota. Il numero degli abitanti? È ignoto. Quanti ne mandiamo su noi? Un 3.000 all'anno circa. E la Moluvia? Non si sa. Io non capisco perché teniamo un sottosegretario per gli affari venusiani se di questo pianeta non sappiamo mai niente. Compito della mia sezione, eccellenza, è quello di organizzare il trasporto dei prigionieri. Ciò che sarà in seguito di loro non è cosa che riguarda il mio servizio. L'importante è essercene liberati. Di che genere sono i condannati che noi mandiamo su Venere? Un materiale umano moralmente scadentissimo, delinquenti comuni e poi gente di idee sovversive che deve essere allontanata per ragioni di sicurezza. E la Moluvia su Venere chi manda? Delinquenti comuni e poi gente di idee sovversive che deve essere allontanata per ragioni di sicurezza. Va bene, grazie. Pregherei il ministro della guerra di esporci i suoi obiettivi. Ah, semplicissimo. Si tratta di convincere quella ciurmaglia lassù di darci manforte in una guerra contro la Moluvia e i suoi alleati. Dal punto di vista strategico, il pianeta Venere ha il vantaggio che la sua atmosfera nuvolosa rende impossibile osservarne la superficie. Un attacco perciò può essere preparato segretamente, cosa che sulla Terra è impossibile, poiché tanto noi quanto i moluviani abbiamo dei satelliti artificiali da cui ci osserviamo a vicenda. La popolazione di Venere, a mio giudizio, si aggira sui 2 milioni. Per un attacco alla Moluvia con bombe atomiche all'idrogeno e al cobalto mi servono 200.000 uomini. Le astronavi e le bombe le possono fabbricare loro stessi se lasciamo su Venere alcuni scienziati. Sì. E c'è già qualche scienziato che si sia messo a nostra disposizione? Sì, ne abbiamo alcuni a bordo. Bene. Con quali rappresentanti di Venere trattiamo? Con un certo Pers. Cosa sappiamo di questo signore? È un omicida. Bella prospettiva. E poi con un tale Giovanni Sim. Cosa sappiamo di costui? È nato su Venere ed è figlio di un noto sovversivo. Di bene in meglio. E infine con un tale Giacomo Preck, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Beh, signori, la nostra missione è stata decisa dal Presidente, con nostra sorpresa e non senza una certa precipitazione, come appare evidente, dal momento che di Venere noi sappiamo assai poco. Io sono stato incaricato di dirigere questa missione. Il nostro compito, per la verità, è assai difficile. Da questo momento ignoriamo che cosa pretendano i rappresentanti di quel pianeta, come dovremo regolarci con loro, se troveremo una dittatura, un regime parlamentare simile al nostro. Insomma, la situazione è grave. Dobbiamo osare tutto se non vogliamo perdere tutto. E con ciò, signori, non mi resta che augurare il miglior successo all'operazione Vega. Prima di passare agli avvenimenti svoltisi su Venere, vorrei presentare ancora le registrazioni di 2 colloqui di Sua Eccellenza Orazio Gorg. Il primo l'ho avuto con me in vista del pianeta Venere
che grande ormai come la luna, ma assai più luminoso, ci splendeva dinanzi nello spazio, minaccioso, bianco. Tra quanto è previsto l'arrivo, Manner? Tra 6 ore, eccellenza. Ancora 6 ore e comincia la vostra missione? La mia missione, eccellenza? Siete stato incaricato dal presidente di sorvegliarmi? Teme che rimanga anch'io su Venere come i nostri commissari. Non capisco, eccellenza. Voi fate parte del servizio segreto, Manner? Eccellenza? E avete in tasca una di quelle piccole microcamere che servono a riprendere e a registrare tutto quello che si dice? Io non so. Ma so ben io, Manner. Come agente del servizio segreto è chiaro che non potrete mai ammettere di farne parte. Non ne parliamo, dunque. Sappiamo tutti e due che cosa c'è in gioco. Il secondo colloquio ebbe luogo col colonnello Rox, poco prima dell'atterraggio. Ho avuto difficoltà a captarlo, dato che non dovevo destare sospetti, perciò la ripresa è alquanto difettosa. Una domanda, colonnello Rox. Eccellenza? La base XZ-15, 3 anni fa, l'avete attaccata con l'astronave Deneb, vero? Esatto, eccellenza. E l'atollo rosso l'anno scorso con l'astronave Altair? Infatti. Ora, mi sembra di ricordare che da quella missione non sia sopravvissuto nessuno. Infatti furono usate armi nucleari di estrema potenza. Sì, i risultati furono soddisfacenti. Dopo il secondo lancio, apparve evidente che la distruzione era stata totale. E ambedue le astronavi erano state camuffate da apparecchi di linea. Uno stratagemma, eccellenza. Certo, certo. Questa nave spaziale si chiama Vega. Io non mi intendo molto di astronomia, ma Altair, Deneb e Vega non sono i nomi di stelle di prima grandezza. Anche? Non sarebbero forse anche i nomi di una stessa astronave? Vostra eccellenza è molto perspicace. No, il solito esercizio professionale, caro Rox. Del resto basta la vostra presenza a bordo di una nave spaziale per rendersi conto della particolarità di una missione. Voi siete un uomo pericoloso, Rox. Un soldato, eccellenza. Già, 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 e siete qui con noi? Per desiderio del presidente. Con alcune bombe? Come nelle due precedenti spedizioni? Sapreste dirmi a che scopo, eccellenza? Per dare un peso maggiore alle proposte che faremo agli abitanti di Venere. Non posso rispondere. Ne occorre che lo facciate. Gli abitanti di Venere si aspettano una pacifica astronave. Abbiamo promesso loro di andare senza armi. Mi sono stupito molto della vostra presenza a bordo, colonnello Rox. Ma come ministro degli esteri dei liberi stati confederati della Terra, io non posso permettermi di pensarci sopra più a lungo. Niente di più imbarazzante di un diplomatico la cui mano destra sa quello che fa la sinistra. I passeggeri favoriscono assicurarsi ai sedili, prego. Assicurarsi ai sedili. L'astronave Vega entra nell'atmosfera di Venere. Bene. Allora, dimentichiamo il nostro colloquio, colonnello Rox. Lo dimentichiamo, eccellenza. Voglio sperare che non siate costretto a ricordarmelo. Io non lo farò di sicuro. Assicurarsi ai sedili. Si prega di assicurarsi ai sedili. Circa le registrazioni seguenti, vorrei farvi rilevare, dato che voi, signor Presidente, mi avete pregato di fornirvi una relazione esatta, che l'impressione che ci fece Venere al momento dello sbarco è pressoché indescrivibile.
non corrisponde certo alle immagini che di questo pianeta conosciamo sulla Terra. Atterrammo nel punto prescritto, non lontano dal polo nord del pianeta, sulla riva dell'isola di Newton. Si riscontravano certo le caratteristiche della superficie di Venere che ci erano note, come la flora gigantesca, l'orizzonte tutto irto di vulcani, ma non era questo il terribile. Bensì il caldo soffocante, l'umidità dell'aria, i continui terremoti che sconvolgono, trasformano, distruggono il terreno, la luce del tutto diversa da quella terrestre, strana e molto difficile da descrivere. Questo cielo senza sole, un pesante ammasso di nubi in continuo movimento, schiantato da immensi uragani, d'un fulgido argento come se dietro quelle masse di vapore e di pioggia divampasse un fuoco mortale. Un'impressione che viene accresciuta dalle incessanti scariche elettriche dell'atmosfera. Già durante l'arrivo potemmo vedere degli immensi fulmini globulari che si abbattevano crepitando sulle gigantesche foreste vergini di cui cetacee e di felci. Il terreno ondeggiava, tremava. Dietro di noi c'era la foresta vergine, fantastica, stillante di umidità. Dinanzi a noi una distesa di sabbia rossa, infocata. E poi, confuso, rombante, un oceano. C'eravamo aspettato un'innumerevole moltitudine di persone. Un solenne ricevimento ufficiale. Sua Eccellenza Gore teneva già in mano un foglio con la traccia del proprio discorso. Ma in realtà non vedemmo altro che due uomini, in abiti consunti, che si riducevano a una camicia e un paio di calzoni. Ci vennero incontro, incerti, dalla spiaggia. Sono Giovanni Sì. Orazio Gordon. Il signor Peres. Sua Eccellenza il Ministro della Guerra, Sua Eccellenza il Ministro per i Territori Extraterrestri, i miei principali collaboratori. Molto piacere. Signor Sì, signor Peres, il momento in cui mettiamo piede su Venere non è per noi privo di grandezza. Non è senza commozione che ci troviamo sullo strano suolo di un altro pianeta. I liberi stati confederati della Terra, di cui ci onoriamo essere i rappresentanti, sanno che gli ideali cui ci ispiriamo e che cerchiamo di mettere in pratica esistono forse anche su Venere, sebbene in un'altra forma. E perciò noi possiamo dichiararvi che non è per calcolo che siamo venuti qui da voi, ma per spontanea decisione, affinché, come già diceva il vecchio Thomas Eliot, nella sua opera immortale, e che illumina le coscienze di tutto il mondo. Sua Eccellenza terminò il suo bel discorso, dopodiché ci recammo sulla nave eletta a sede delle conversazioni, una specie di sottomarino primitivo dove arrivammo bagnati fino alle ossa.
Restammo sorpresi. Credevamo di condurre le trattative in una città o in una villa di campagna. Segue la registrazione di una parte della prima seduta in compagnia dei delegati di Venere, seduta che avvenne nelle condizioni più disastrose. I membri della Commissione dei Liberi Stati Confederati furono chiusi come sardine in questo sommergibile, sinistramente sbattuto di qua e di là dalle onde di quell'ignoto oceano. Do il benvenuto su questa nave ai rappresentanti delle libere nazioni confederate terrestri. Vogliate scusare l'assenza del signor Breck, ma è occupato il governo della nave. Le proposte che abbiamo da farvi sono molto importanti. Non potrebbe il signor Breck cedere il governo della nave a un altro? Non ci sono altri. Non ci sono altri. Signori, io proporrei di eleggere a sede delle nostre conversazioni la capitale di Venere. Noi non abbiamo capitale. Un qualunque agglomerato urbano. Non esistono agglomerati urbani. Almeno un luogo in terraferma. Non esiste terraferma. Il terreno qui è troppo instabile per sostenere anche una capanna. Noi viviamo tutti su navi. Allora proporrei di aspettare che migliori un po' il tempo. Sì. Il tempo su Venere non è mai migliore di così, se mai peggiore. Qui i temporali non cessano mai e questo è uno dei più piccoli anche, vero? Sì, sì. Io credo che sul nostro conto sia tutto chiaro, mentre noi sappiamo assai poco della situazione su Venere. Posso perciò chiedere ai delegati qui presenti in che rapporti si trovino con il loro governo e fino a che punto si estendano i loro poteri. Noi non abbiamo governo. Che cosa intendete dire? Quello che ho detto. Signor Percy, la parola a Sua Eccellenza il Ministro per i Territori Extraterrestri. Signor Percy, se abbiamo ben capito quello che ha detto il signor Sims, la popolazione di Venere non possiede un governo stabile, ma avrà certo un consiglio, un'assemblea popolare, che in forma squisitamente democratica agisce secondo la volontà del popolo. No, non abbiamo nulla di simile. Ma il governo di Venere ci sarà, no? Venere è grande, noi siamo piccoli. Il nostro pianeta è crudele, dobbiamo lottare se vogliamo sopravvivere. E noi non abbiamo tempo di fare della politica. Signor Sim, la parola a Sua Eccellenza il Ministro della Guerra. Voi vi siete definito rappresentante di Venere. Sì, e lo sono. Allora ci deve essere qualcuno che vi ha nominato tale. Sì, io stesso. Avete dunque agito in nome proprio quando vi siete collocato via radio con noi? No, siete stati voi a collegarvi via radio con noi. E per un puro caso abbiamo raccolto il vostro appello. Volevamo metterci in contatto con i vicini e captammo la terra. Dopodiché avete colto l'occasione per farvi passare quali rappresentanti di Venere. E lo siamo, è nostro dovere metterci in contatto con voi perché abbiamo raccolto il vostro messaggio radio. Nessuno da noi può sottrarsi al proprio compito, anche se è un compito che gli è cascato addosso per caso e che non gli piace affatto, vero? No, troppo complicato per me. E così sarebbe entrato in trattative con noi chiunque altro avesse raccolto il nostro messaggio radio. Naturale. E si sarebbe presentato come un plenipotenziario in piena regola. Sì, lo sarebbe stato in effetti. Cose dell'altro mondo. Signor Percy, la popolazione di Venere è informata del nostro arrivo? L'abbiamo comunicato alla nave più vicina. Ebbene? Li informeremo di ciò che si sarà detto. E se dovessimo firmare un accordo? Li informeremo anche di questo. E la popolazione di Venere lo rispetterà poi questo accordo? Non siamo forse i suoi rappresentanti? Certo. Ma è possibile radunare le navi con tutti gli abitanti di Venere? Se fosse necessario, sì. Se non lo è. Signori, come presidente della Commissione dei Liberi Stati Confederati della Terra, io confesso di trovarmi di fronte a una situazione che mi toglie un po' di sorpresa. Innanzitutto propongo che i membri della Commissione si ritirino a bordo dell'astronave per discutere la situazione. Noi dobbiamo infatti chiarire se, dal punto di vista legale, possiamo discutere con voi, signor Sim e signor Percy, visto che su Venere non troviamo alcuno Stato che si configuri come persona giuridica e con il quale sia possibile stipulare degli accordi. Se i miei termini sono esatti, scusate, io non sono un uomo di legge, perciò...
Sesta registrazione. Discussione a bordo della Vega. L'astronave ha di nuovo lasciato l'atmosfera di Venere e si trova in orbita a 1000 chilometri di distanza dal pianeta. Ancora un minuto in quel clima e sarei diventato furioso. Dovrebbero mandare qui i moluviani. Non ho mai visto un pianeta più marcio. Insopportabile, insopportabile. Mentre decollavamo ho visto un animale, sembrava un camaleonte lungo 50 metri. Indecente. A me sembra un pianeta ragionevole. Ogni volta che parlavo di ideali scoppiava un tuono. E a chi avete tenuto il vostro discorso, no? A due fessi di pescatori o quello che sono quei furfanti che nelle ore di svago hanno captato il nostro messaggio radio e hanno ricevuto una missione diplomatica di tre ministri terrestri nella loro pidocchiosa barcaccia. E pensare che i nostri scienziati hanno impiegato degli anni a costruire un apparecchio che ci permettesse di metterci in contatto radio con Venere senza che i moluviani potessero intercettare i nostri messaggi. Una situazione ridicola. Come ministro per i territori extraterrestri, io ho sempre sconsigliato di intraprendere questa avventura. Una faccenda desolante. 45 milioni di chilometri fatti per niente. Ma torniamo sulla Terra. È inutile insistere quando una causa è perduta. Mi ha proprio impressionato questo pianeta. La gente è libera. Amici, stiamo attenti. Su un governo ciascuno in condizione di rappresentare tutti gli altri. Mica male. Imbarazzante. È sempre imbarazzante trovare un ideale realizzato. Io non ho visto proprio niente che assomigliasse a un ideale laggiù. Esiste forse una politica più ideale di quella di non averne bisogno? Non avrete intenzione di trattare con quei furfanti, spero. È la nostra unica possibilità, signor ministro della guerra. Gort, io non vi capisco. Noi dobbiamo trovare degli alleati. Ma su Venere non ne troveremo mai. È proprio su Venere. Del resto l'ha dimostrato in maniera così lampante nella nostra prima conferenza il signor ministro per i territori extraterrestri. Un momento, al contrario. Io ho sempre energicamente sconsigliato... Signori, signori, cerchiamo di non perdere la testa, altrimenti la perdiamo per sempre. Ci eravamo fatti un'idea sbagliata della situazione su Venere. Anche se sapevamo ciò che avremmo trovato, credevamo di dover trovare qualcosa di simile a ciò che conosciamo sulla Terra. Ebbene, non è così. Gli abitanti di questo pianeta combattono una lotta accanita contro la natura e perciò non possono avere altra idea che quella di vincere tale lotta, di restare in vita in un modo o nell'altro, anche se la loro vita è tremenda. Noi per loro non abbiamo nessuna importanza, ma diventiamo importanti nel momento in cui siamo in grado di destare in loro la speranza di un cambiamento della loro situazione, cosa che siamo in grado di fare del resto. Siete ottimista. Caro signor ministro, abbiamo a che fare con degli esseri umani. Essi non sono diversi da noi e si possono sedurre con la stessa facilità. Volete offrir loro del denaro? No, qualcosa di molto meglio. Il potere. Che cosa avete in mente? Noi riconosciamo Simme e Perse come plenipotenziari. E con ciò, dato che su Venere non esiste alcun governo, il governo diventa loro. Non possiamo creare un governo dal nulla. Dal nulla, sì. Ma non col nulla, caro signor ministro della guerra. Noi assicuriamo a questo governo la potenza e l'appoggio dei liberi stati confederati della Terra. Io mi permetto di sconsigliare. Perse è un delinquente e come tale formerà certamente un governo di delinquenti. E non sarà il primo caso. E poi prometteremo agli abitanti di Venere il ritorno sulla Terra se avranno sconfitto i moluviani insieme a noi. Non andiamo un po' troppo lontano? Dobbiamo andare molto lontano se vogliamo raggiungere una meta lontana. Ma dove li ospiteremo, per l'amor del cielo? Io mi permetto di sconsigliare. State tranquillo. Qualunque clima terrestre sembrerà loro un paradiso. Eccellenza. Cosa c'è, Manda? E se gli abitanti di Venere non volessero? Cosa non dovrebbero volere? Il ritorno sulla Terra, eccellenza. Sciocchezze, Manner. Chi sta all'inferno non vede l'ora di uscirne. Pensate a Borst. Non è più tornato. Con lui altri commissari. Non vi preoccupate, giovanotto. Conosco molto bene Borst. Ho studiato con lui all'università. Era un sognatore con delle idee confuse. Venere l'avrà curato radicalmente, potete giurarci. Vedrete con quale gioia ritornerà sulla Terra
insieme a noi. E così tornammo indietro. Secondo sbarco su Venere. La pioggia è calda, la sabbia quasi bollente, la temperatura sfiora i 50 gradi. Viene a bordo una donna. È vestita come gli uomini, senza alcuna difesa contro le masse d'acqua che piovono giù a scrosci. Siete il signor Gore? Sì, signore. Io sono Irene. Immagino che vogliate accompagnarci dal signor Sim e dal signor Percy. Sim e Percy non possono venire. Ma eravamo d'accordo. Hanno avvistato una balena. Noi le chiamiamo così, anche se sono diverse dalle balene terrestri. Comunque si possono mangiare. La maggioranza degli animali venusiani, invece, non è commestibile. È importante per noi catturare una balena. Con tutto il rispetto per codeste balene commestibili, che rientrano un po' nella mia sfera, dato che io sono il ministro per i territori extraterrestri, con chi dobbiamo trattare adesso? Con me. Con voi? Sì, e sono io la nuova... Plenipotenziaria, signora. È così, plenipotenziaria. Percy mi ha raccontato tutto. Possiamo discutere nella sala mensa dell'ospedale dove io sono infermiera. Il dottore mi ha dato permesso. Ma che sia una cosa breve, mi ha detto. Ottava registrazione. Mensa della nave ospedale. Primitivo, tutto bagnato. L'infermiera ci ha lasciati soli per assistere i suoi malati. Torniamo sulla terra. Vi ho tante volte sconsigliato. Il vostro piano è fallito, Gork. Ma perché? Volevate riconoscere Sim e Pers come governo di Venere, loro invece se non sono andati a pesca di balene. Mai finora una missione diplomatica è stata così offesa. Si prendono beffe di noi in questa lurida mensa. Se non avessimo i maluviani sul groppone, sarebbe nostro dovere dichiarare guerra a questi tangheri. In fondo l'abbiamo pure, no? Un certo orgoglio terrestre. Signori, vi dichiaro che il nostro piano non è affatto fallito. Eccellenza Gork, volete forse dire che intendete fare di questa infermiera il governo di Veneto? Naturalmente. Ma è impossibile. Una partita è perduta soltanto quando si smette di giocare. Gork, confesso che non ci arrivo. Di politica poi ormai non capisco più niente. Soltanto la politica degli imbecilli è comprensibile, caro signor ministro della guerra. Cos'è questo grido, Manner? Credo si tratti di un parto, eccellenza. Ah, ecco perché è sparita Irene. E dovremo discutere in mezzo alle puerpere. E con questo caldo. Signori, ho dovuto portare con me mio marito. È sordo muto, un male molto frequente. Deve mangiare un piatto di minestra e non abbiamo altro luogo. Prego, prego. Dunque, che cosa avete da dirci? Come capo della nostra missione, io sono lieto di comunicarvi e i liberi stati confederati della Terra vi riconoscono ufficialmente come plenipotenziaria
e di conseguenza come capo dello Stato di Venere. Oh. Non capisco. Sì. Bene. Noi, signora, sappiamo apprezzare il fatto che la popolazione di Venere non ha bisogno di un governo isolato come questo pianeta da tutto il resto del sistema solare, ma poiché i liberi stati confederati della Terra riconoscono politicamente Venere, un governo si rende formalmente necessario. Il rappresentante di Venere, perciò, si identifica automaticamente con il suo governo. Io sono infermiera, non capisco una parola di quello che dite. Non ha nessuna importanza, signora, sono puri preliminari diplomatici mediante i quali noi acquistiamo la possibilità di stipulare degli accordi con la popolazione di Venere. Va bene. Se proprio ci tenete. Sono dunque il capo dello Stato. Ecco. Ecco. E allora io proporrei una bella cerimonia ufficiale. Cerchiamo di radunare il maggior numero possibile di venusiani. A che scopo? Per darmi l'investitura di capo di Stato. Certo. L'avete già fatto. No, è necessario che avvenga pubblicamente. Gli abitanti di Venere hanno il diritto di sapere che possiedono finalmente un governo riconosciuto in campo internazionale. Anzi, io sono sicuro che anche Marte riconoscerà il governo di Venere. Ma questa è una cosa che non interessa a nessuno. Ma signora... Io sono il governo di Venere, solo riguardo alla Terra. Voi avete voluto nominare capo di Stato il nostro rappresentante. E per caso sono io... Oggi pomeriggio sono libera. Domani sarà un altro, se qualcuno sarà libero domani. Vi ho già detto che è incominciato la pesca alle balene. Ma non si può ogni giorno cambiare il governo, eh? Ma siete voi che avete bisogno di un governo qui, non noi. Ma è un circolo vizioso. Con questo caldo afoso, stervante. Oh. Che cosa volete, insomma, da noi? Cara signora. Non chiamatemi cara signora. Io sono Irene. Irene, si tratta di difendere la libertà. E perché? Oh, signora! Ah! Nella stanza accanto si deve fare un'amputazione e non abbiamo anestetici. Prego, signora. Questo caldo, io non resisto più, non resisto più. Irene, voi chiedete perché occorra difendere la libertà? Beh, una domanda che non ha certa ragione di essere qui su questo felice pianeta, felice per quello che riguarda la situazione politica, ma che è ben giustificata dal nostro. Ed è indubbio che si porrà anche su Venere, qualora dovessero vincere le forze che minacciano la libertà stessa. Poiché il discorso di Sua Eccellenza, nel quale venne illustrato l'infermiera il nostro punto di vista, risulta alquanto disturbato, parte per le grida dell'amputato, parte per un difetto di registrazione, passo subito alla riproduzione del... Esatto, del nostro punto di vista, dei nostri desideri e della nostra offerta. Voi desiderate, insomma, che noi si prenda parte a una guerra contro la Moluvia. Esatto. Ma la Moluvia non ci minaccia. Devo rivolgervi una domanda, Irene. Sì, dite. Voi non siete per caso moluviana? Lo ero e sono stata deportata 6 anni fa. Sovversiva, vero? Ideali di libertà, dignità umana. E per questo che... No, perché ero una donna di strada. Figliola cara. Voi dimenticate che state parlando con un capo di Stato. Cara signora, io vi rinnovo la mia solenne promessa che gli abitanti di Venere potranno far ritorno sulla Terra se combatteranno questa guerra al nostro fianco. Noi non vogliamo tornare. Signora, vi prego di ricordare che voi state parlando a nome di tutti. Io posso capire che voi personalmente, per vostri motivi personali, non vogliate tornare. Ma c'è della gente qui che è stata esiliata perché sulla Terra ha combattuto per la libertà, per la dignità umana. Costoro vorranno certo tornare. Io non conosco nessuno che lo voglia. Ah, questo caldo. Ah.
questo caldo! Il ministro per i territori extraterrestri è svenuto, eccellenza. Visitatelo, dottor Manna. Dobbiamo tornare subito sull'astronave, in pericolo di vita. Anch'io non ce la faccio più, Bob. Sono in un bagno di sudore e anche voi siete pallido come un morto. Va bene, posto. Andiamo. Sorella Irene, esporrete la nostra proposta agli abitanti di Venere? Se lo desiderate. Sì, lo desidero, lo desidero. Voi sembrate non rendervi conto dell'importanza di questa nostra missione. Adesso noi ci ritiriamo sulla nostra nave spaziale e domani, chissà, torneremo. E chissà con chi dovremo trattare ancora. Comunque io devo avere la certezza che la nostra proposta sarà stata estesa a tutti gli abitanti di Venere. Se proprio ci tenete. Ci tengo. Nella cabina di Sua Eccellenza a bordo della Vega, a 1500 chilometri di distanza da Venere. Ed ora un'iniezione di catecolamina. Come stai, il ministro Veride? Male. Oh. Il ministro della guerra? Piuttosto male anche lui. Oh. Il sottosegretario agli affari venusiani è stato colpito da aneurisma durante il decollo. No. Oh, poverino, mi dispiace. Le sue condizioni? Disperate. Oh. E io? Un po' di albumina. Ah, ce l'ho spesso l'albumina. L'analisi del sangue non mi soddisfa. Pazienza. E un po' di febbre. E l'arrabbiatura, sapete, Manner, l'arrabbiatura. Il ministro della guerra. Prima abbiamo trattato con un assassino e con figlio di un sovversivo. Poi con una donna di strada che abbiamo nominato capo di Stato. Io mi domando con chi tratteremo la prossima volta. Probabilmente con uno spazzino, con un omicida. No, dobbiamo trovare dei delegati più idonei. Non ci sono che navi isolate che vagano per gli oceani e non riusciamo a trovarle. Beh, proviamo attraverso radio. Non risponde nessuno. Quello che mi fa andare in bestia poi è che non ci dimostrino nemmeno un po' d'attenzione. Il colonnello Rox. Prego. Eccellenza. Che cosa desiderate, colonnello Rox? Vostra eccellenza lo sa bene. Venite a ricordarmi il nostro colloquio. Certo, eccellenza. Quanti missili abbiamo a bordo, colonnello? Quanti missili abbiamo, colonnello? 10. Per ordine del presidente dei liberi stati confederati? Per ordine del presidente. È spiacevole. So. Tanto più per voi, Gord. Avete sempre parlato di ideali. Ma fate così. Mandate quella gente, un sottosegretario con un ultimato. Andrò io, signor ministro della guerra, con Manner soltanto. Sua Eccellenza ed io siamo stati condotti dal marito sordomuto dell'infermiera Irene nella sala mensa della nave ospedaliera, nella cui umida penombra ci attendeva un uomo di circa 50 anni, molto magro.
Mi riesce difficile darti il benvenuto, Gorg. La tua missione è molto triste. Ma tu sei... Borst. Abbiamo studiato insieme all'università. Sei cambiato. Abbastanza. Abbiamo letto insieme Platone. Avrei dovuto immaginarlo che dietro tutto questo c'eri tu. Ma io non c'entro affatto. Tu sei stato nostro commissario. Se ti rifiutasti di tornare sulla Terra l'avrai fatto certo per un tuo tornaconto. Magari per impadronirti del potere. Che sciocchezza. Io sono diventato medico e questa è la mia ora di libertà. Il plenipotenziario oggi sono io, dovrei trattare con me. Dov'è il commissario venusiano? A caccia di balene. Hai una sigaretta? Non vada? Sono 10 anni che non fumo più, sono curioso di sentire che effetto mi fa. Oh, grazie. Sicché sei al corrente. Certo, Irene mi ha raccontato tutto. Molto carino da parte tua averla nominata capo di Stato. Adesso la chiamo solo Eccellenza. Gli altri sono stati informati? Abbiamo radiotelegrafato alle varie navi per sentire se c'era qualcuno disposto a ritornare sulla Terra. E la risposta? Nessuno. Devo sedere, sono stanco. Avrai un po' d'albumina e qualche linea di febbre. Capita a tutti così per i tempi. Nessuno di voi vuol tornare. È così. Non riesco a capire. Tu vieni dalla Terra, Gorg, per questo non puoi capire. Ma anche voi provenite dalla Terra. Ormai l'abbiamo dimenticato. Ma qui non si può vivere. E noi ci riusciamo. Deve essere una vita tremenda. Tremenda, una vera vita. Che cosa intendi dire? Che cosa sarei io sulla Terra, Gorg? Un diplomatico. E Irene? Una sgualterina. Molti di noi dei delinquenti o degli idealisti perseguitati dalla gran macchina dello Stato. E invece? E invece, come vedi, sono medico. E operi senza narcosi. Non ha più alcun sapore questa sigaretta. Con questa umidità si è bagnata tutto. Scusami, io ho sete. Eccoti un po' d'acqua bollita. Questa orrenda luce gialla che occhieggia dai boccaporti e il fetido vapore di quest'aria mi danno il capogiro. Non abbiamo altra aria, cambia solo la luce. Un po' giallo limone, poi argento liquido e spesso il colore della sabbia rossa. Sì, sì, lo so, lo so. Dobbiamo procurarci tutto da soli. Utensili, vestiti, navi, apparecchi radio, armi contro questi giganteschi animali. Manca tutto. Manca la scienza, l'esperienza, la fiducia in questo terreno che muta continuamente. Non abbiamo medicine, piante, frutti che non conosciamo, spesso velenosi. Anche all'acqua non ci si abitua che a poco. Ha un gusto orrendo. Sì, ma è potabile. Con che cosa avete cambiato la nostra dolce terra? Oceani fumanti, continenti infocati, deserti arroventati, un cielo che è tutto un fragore. E che cosa avete imparato in compenso? Che l'uomo è una cosa preziosa e la sua vita è una grazia. Ridicolo.
Sulla Terra questo lo sappiamo da un pezzo. E agite in conseguenza? E voi? Venere ci costringe a vivere secondo questa verità. La differenza è tutta qui. Se noi non ci aiutiamo l'un l'altro qui, siamo spacciati. Allora è per questo che sei rimasto su Venere? Per questo. E hai tradito la Terra? Ho disertato. Fuggendo in un inferno che per voi è un paradiso. Esatto, se volessimo ritornare dovremmo uccidere, perché per voi aiutare e uccidere sono la stessa cosa. Ma noi non possiamo più uccidere, Gordon. Siamo ragionevoli. Anche voi correte pericolo. Se i moluviani ci sconfiggono, verranno qui da voi. Noi non abbiamo paura. Ma non vi rendete conto della situazione politica? Tu dimentichi che noi siamo una colonia penale. L'umanità si dispone a combattere per il possesso delle ricchezze, per la conquista dei poteri, per la supremazia, per l'oppressione. Non per la fossa dei rifiuti. Noi non interessiamo nessuno, siamo soltanto dei cavalli che voi vorreste attaccare al carro della vostra guerra. Ma quando questa guerra sarà finita, anche questo interesse verrà a cadere. Perché vedete, voi potete deportarci qui, ma non ci potete costringere a tornare sulla Terra. Non avete alcun potere su di noi. Ormai ci avete estromessi dall'umanità. Il pianeta Venere è più terribile di voi. Chiunque ne tocchi la superficie cade sotto la sua legge, quali che fossero le sue qualità all'arrivo. Non gli viene concessa altra libertà che quella di Venere. Cioè la libertà di crepare. La libertà di agire bene e di fare ciò che è necessario. Sulla Terra non potevamo farlo, nemmeno io. La Terra è troppo bella, troppo ricca. Le sue possibilità sono troppo grandi. Essa spinge all'ineguaglianza. Sulla Terra la povertà è un disonore. Solo qui la povertà è un fatto naturale. Per questo abbiamo paura. Paura della vostra ricchezza, paura della vostra vita falsa. Paura di questo vostro paradiso, che è un inferno. Bisogna che io ti dica la verità, Borst. Abbiamo portato con noi delle bombe. Bombe atomiche? Bombe all'idrogeno. Col nucleo di cobalto? Col nucleo di cobalto. Me l'aspettavo. Io non ne sapevo niente. Ha deciso così il presidente. Sono rimasto molto sorpreso quando l'ho saputo ieri, Borst. Ti credo. Renditi conto che la nostra è una situazione disperata. Non puoi immaginare quanto mi dispiace. La libertà e la democrazia finiranno per trionfare, vedrai. Naturalmente. Possiamo agire diversamente. Siamo costretti a prendere dei gravi provvedimenti, Borst. S'intende. Mi dispiace davvero. Sì, se noi non vi aiutiamo, voi ricorrete alle bombe. Non possiamo farne a meno. Noi non possiamo impedirvelo. Voi siete perduti. Molti di noi. Ma alcuni sopravviveranno. Abbiamo messo in guardia tutte le navi al vostro arrivo. Prima vivevamo tutti vicini. Adesso siamo sparsi per tutto il pianeta. Prevedevate dunque questo? In fondo anche noi abbiamo vissuto sulla Terra. Devo andare adesso. Avrai bisogno di riposo, Gorg, quando tornerai sulla Terra. Vai in Svizzera. In Engadina. Ci ho passato la mia ultima estate, 15 anni fa. Non potrò mai dimenticare quel suo cielo così azzurro. No, temo che... Sai, la situazione politica... Non... Ah, già, la vostra situazione politica... Non me lo ricordavo. E la tua famiglia sulla Terra? Tua moglie, i tuoi due figli?
Devo dir loro qualcosa? No. Addio. Dimmi pure buona morte. La mia nave è ospedale, no? Non scamperà le tue bombe. Horst. Il marito di Irene ti accompagnerà alla riva. È chiaro che non lanceremo bombe, Horst. Era solo una minaccia. Dato che non possiamo obbligarvi, questa sarebbe soltanto una crudeltà inutile. Ti do la mia parola. E io non ci credo. Non sono un beccaio, Boris. Ma sei un uomo della terra. Non potrai ritirarti dall'azione che hai iniziato. Boris, io ti prometto. Non manterrai la tua promessa. La tua missione è fallita. Per ora hai ancora della pietà per me, ma quando tornerai sulla tua nave spaziale, questa pietà verrà meno e la diffidenza prenderà il suo posto. Potrebbero venire i nostri nemici. E accordarsi con loro, penserai. Sai benissimo che non è possibile. Sai benissimo che li tratteremo come abbiamo trattato voi. Ma nella tua certezza ci sarà un atomo di paura che in fondo possiamo accordarci con loro. E per questo atomo di paura, per questa leggerissima incertezza, tu farai cadere le tue bombe. Anche se non avranno alcuna giustificazione. Anche se colpiranno soltanto degli innocenti. E così noi moriremo. Tu sei mio amico, Horst. Io non posso uccidere un amico. Ma è facile uccidere quando non si vede la nostra vittima. Tu non mi vedrai morire. Lo dici come se morire fosse una cosa facile. Ma tutto ciò che è necessario è facile. E su questo pianeta non c'è nulla di più facile, di più necessario che la morte. Troviamo dovunque, in ogni momento, troppo calore, troppa radioattività. Dappertutto vermi che penetrano sotto la nostra pelle, nei nostri visceri. Batteri che avvelenano il nostro sangue, virus che distruggono le nostre cellule. Noi non abbiamo paura delle tue bombe, Gorg, perché viviamo in mezzo alla morte. Abbiamo imparato a non temerla. Siete inespugnabili voi. Nella vostra fortezza fatta di miserie e di familiarità con la morte. Vai ora. Ti ammiro, Horst. Tu hai ragione e io ho torto, lo riconosco. Molto gentile da parte tua. Tutto quello che hai detto sulla vostra miseria, sulla vostra vita continuamente insidiata dalla morte, mi ha profondamente commosso. È una cosa che ti fa onore. Se io non fossi il ministro degli esteri dei liberi stati confederati, resterei qui con te. Nobile proposito. Non posso esimermi dagli obblighi che ho verso la terra. È chiaro. È una tragedia che da questo punto di vista io non sia libero. Ma su, non te la prendere. Non le lanceremo le bombe, Horst. Non ne parliamo più. Voi? Te ne do la mia parola. Addio. Gorg. Ultima registrazione. L'astronave Vega si appresta a ritornare sulla Terra. Eccellenza. Eccellenza. Le trattative non hanno avuto esito, colonnello Rox. Allora faccio lanciare le bombe. No. Mi sono impegnato a non farlo, ho dato la mia parola. Vostra Eccellenza mi perdoni, non sarò io a doverne rispondere al Presidente, ma voi. Lo so. Vostra Eccellenza ha pensato che gli abitanti di Venere potranno allearsi coi Molviani?
Non lo faranno, ne sono sicuro. Può darsi. Ma se lo facessero, potete escluderlo in maniera assoluta? In maniera assoluta, no. Che ne sarebbe in tal caso dei liberi stati confederali? Vi sentite di assumervi una tale responsabilità? Vostra Eccellenza deve prendere una decisione. L'ha ordinato il Presidente. Avevo dato la mia parola a un amico, ma se l'ha ordinato lui. Fate quello che dovete fare, colonnello Rox. Non posso cambiare il mondo. Pronti per il decollo? Pronto per il decollo. Permettete che vi affibbi le cinture di sicurezza. Prego. Va bene così, Eccellenza? Eccomi ai ceppi. Disco rosso, tra 20 secondi si parte. Un fallimento. Ancora 10 secondi. Partenza. Manner. Eccellenza? Potrebbero venire i Moluviani e accordarsi con loro. Appunto. È inverosimile, ma pur sempre possibile. Purtroppo. Le bombe sono pronte? Pronte. Questa sola ipotesi, per inverosimile che paia, ci obbliga a bombardarli. Vero? Aprite i portelli! Dobbiamo evitare sorprese. Vero? Certo, Eccellenza. Sganciare le bombe! Sganciate! Come sta il ministro per i territori extraterrestri? Rivive. Oh. Il ministro della guerra? È tornato il solito. Bene, bene, anch'io sto molto meglio. E domani si riunirà il Consiglio dei Ministri. Già, la politica continua. Le bombe hanno colpito gli obiettivi. Gli effetti? Incontrollabili, ma facilmente immaginabili. Tutto questo mi nausea. Questa Venere è davvero tremenda. In fondo non è che una cozzaglia di criminali. E sono sicuro che Borst voleva accordarsi con i Moluviani. La sua non era che una sporca commedia. Lo credo anch'io, Eccellenza. Già. Ora sono cadute le bombe. E fra poco cadranno anche sulla Terra.
Fortuna che ho un rifugio a prova di bomba atomica. Dotazione ufficiale. E poi un bel po' di vacanze. Un ministro degli esteri ne ha sempre in tempo di guerra. Dovrò soltanto rinunciare alla pesca. Vuol dire che leggerò i classici. Soprattutto Thomas Stearns Eliot. È quello che mi calma di più. Manner, non c'è niente di più malsano di una lettura appassionata. Vostra Eccellenza ha detto una frase d'oro.